Quattro figli, due cani, un gatto, un coniglio e ancora mi ami, sei unico. Sempre insieme come focaccia e cappuccino. Diego e Dennis, i miei due brillanti, ma anche nonna Cristina ti ama tanto, piccolo Damiano. Sono alcune delle frasi più belle che si sono alternate nell'arco della giornata sui maxi schermi di Terrazza Colombo, un'iniziativa di grande successo che Primo Canale ha messo in campo per la festa di San Valentino. Bastava mandare il messaggio dedicato alla propria metà alla nostra mail ed ecco che magicamente lo si ritrovava lassù, in alto, visibile in tutta Genova. E siete stati in tantissimi a testimoniare affetto e amore con questo semplice gesto. L'ulteriore testimonianza che la voglia di riappropriarsi della propria vita in tutti i suoi aspetti dopo il periodo della pandemia sembra aver contagiato anche questa festa in forte ripresa secondo un sondaggio condotto da Confesercenti. Sono poco più di 10 milioni gli italiani che oggi hanno deciso di celebrarla con il proprio partner e tra regali, cene romantiche, fiori e altri omaggi spenderanno circa 71 euro a testa, un budget superiore del 35% rispetto a quello del 2019, ultimo anno pre-Covid. A festeggiare il 28% della popolazione maggiorenne, una quota in ascesa rispetto al 24% dello scorso anno. Quanto al modo di festeggiarlo, la cena romantica è la celebrazione più gettonata scelta dal 59%. Di questi, 62% andrà al ristorante, mentre il restante 38% preparerà qualcosa di sfizioso a casa. Immancabile anche la tradizione dell'omaggio floreale per il 23% dei soggetti intervistati. I fiori più richiesti quest'anno sono stati tulipani, gerbere, anemoni, ranuncoli e orchidee, senza dimenticare la classica rosa rossa. Infine, tra chi non punta a cene o fiori, il 26% si è orientato su un prodotto di profumeria, il 22% tiene viva la tradizione dei cioccolatini, il 19% ha optato per un gioiello o un accessorio di gioielleria, il 17% per un altro tipo di regalo e il 6% per un viaggio insieme al partner.